Riflettevo, a che serve la SIAE? A che serve a me? Io compongo canzoni, vocalmente. Mettiamo che faccio una canzone con una base musicale, con una base vetlana, mia pianista, e io scrivo il testo, compongo la melodia, vabbè, la canzone è mia, diciamo pure di Svetlana, perché senza il suo arrangiamento, senza il suo pianoforte, la canzone non esisterebbe, però va bene, io faccio una canzone. Queste appunto che potete ascoltare, che le ho pubblicate su SoundCloud, non so, Cerchio l'identità, piuttosto che Leggera sera e altre. E mettiamo che appunto io non deposito la canzone in SIAE, la lascio tranquillamente circolare, la pubblico su Faccia da Libro, su Faccia da Schiaffi, e qualcuno me la ruba. Io penso che se qualcuno mi rubasse una canzone sarebbe una cosa straordinaria, perché se me la ruba, mettiamo, Albano, io vincerei la causa con Albano. Lui l'ha vinta con Michael Jackson, ma io la vincerei con lui, no? Perché potrei dimostrare che il brano è mio. Ebbene, e sarebbe una cosa fantastica, perché diventerei famoso, sarebbe un tale bordello, perché comincerei con Striscia la notizia e poi via via, no, il plagio, eccetera eccetera, e io dimostrerei che l'ho pubblicata il tale giorno alla tale ora, e con tutte le prove, verifiche eccetera, lo scambio di mail con Svetlana, l'invio del testo, cioè io posso dimostrare con la telematica, con l'informatica, e sono prove digitali, insomma, della paternità di un'opera, perché la si crea con questi sistemi che lasciano assolutamente traccia, e quindi io vincerei la causa e diventerei famoso con Albano, e mi farei magari pure un po' di soldini, no? Vincendo la causa. Poi va bene, e questo è uno. Poi se me la rubasse invece uno scrauso, che la canta, che non so, al festival di Ariccia degli Sconosciuti, piuttosto che alla Sagra della Porchetta, beh, mi farebbe tanta tenerezza. Cioè io andrei in camerino, gli porterei un fascio di fiori e lo ringrazierei, perché dico, se mi hai rubato una canzone, l'hai cantata spacciandola per tua, significa che ti piace veramente. E tanto non sei nessuno, come non sono nessuno io, cioè canti alla Sagra della Porchetta, io manco a quella, per cui va benissimo, insomma, te la regalo, cioè che ci fai? E grazie perché canti una mia canzone, tu sai benissimo, no, che è mia, e la canti, e perché spacciandola per tu, e quindi ti è piaciuta tantissimo, no? E me la fai pure circolare, la fai ascoltare, e anche qui la causa, cioè te posso fare causa, ma non ne varrebbe la pena, no? Si potrebbe soltanto citare la notiziola, così. Per cui dico, a me la SIAE, a che me serve? Cioè, 300 euro l'anno per depositare una canzone, che poi ogni volta che depositi un testo devi pagare una somma. Ersilia in questo senso è espertissima. Lei lo sa che è un'altra corrente di pensiero, lei senza la SIAE assolutamente come il suo amante, la SIAE nel suo marito, eccola, la SIAE, sua marita, femminile, e diglielo Ersi. E vabbè, comunque io non deposito le canzoni in SIAE, rubatemele pure, perché vi ho spiegato che cosa accadrebbe.
Vero? Ersi. Tanti baci, rubatemi, rubatemi tutte le canzoni, vi prego. Più siete famosi e meglio è.